Benvenuti a una serie di video su ACM 2019 di Ed Software. Io sono l'ingegner Sara Banchieri e vi illustrerò con quattro video le principali funzionalità del software e le caratteristiche che potrete impostare nei vostri progetti di intervento locale. Aprendo il software vediamo che la finestra di visualizzazione è divisa in varie parti. Una parte in alto dove abbiamo un menu che cambia in funzione della scheda che stiamo visualizzando, una barra degli strumenti che racchiude tutti gli strumenti possibili di ACM e che in alcune parti è riprodotta anche a lato per essere pregevole consultazione. Poi sono presenti due schede, una finestra grafica dove possiamo vedere istantaneamente le modifiche che noi effettuiamo per la geometria sia della cerchiatura che della parete, e una scheda che riguarda i risultati che possiamo vedere sia in via testuale che in veste grafica. Infine, in basso, abbiamo delle finestre di testo. Le finestre di testo sono varie e possono essere scelte con questa serie di pulsanti. Si procede con ordine, quindi partendo dalla prima scheda, che è quella dei dati di progetto. Nei dati di progetto viene descritto come più si preferisce il progetto, che può essere composto da più cerchiature e più pareti. Qui viene definito il numero di cerchiature e il numero delle pareti presenti, che poi può essere modificato nel corso della progettazione. Inoltre, qui si definiscono i parametri sismici. I parametri sismici sono i dati dell'edificio, la vita nominale, il coefficiente di partecipazione modale che si può ricavare appunto dal numero di piani in via semplificata, e il periodo proprio di vibrazione, anche questo calcolabile in forma semplificata. Nella scheda successiva si inseriscono invece dati sismici, quindi la longitudine e latitudine e la categoria di sottosuolo. I parametri sismici ricordiamo che non sono obbligatori, in quanto nell'intervento locale si attua un confronto tra lo stato attuale e lo stato di progetto che prescinde da quella che è la classificazione sismica del sito e dalla pericolosità determinata dalla posizione. Quindi questi dati possono essere inseriti, ma non sono obbligatori. Successivamente si passa alla scheda che riguarda le cerchiature. Anche questa si divide in una parte grafica, in cui vediamo la cerchiatura, e in una parte di risultati. La parte dei risultati è divisa in una scheda rigidezza, verifica per essere E, verifica per essere U, giunti e sismica. In particolare, i dati di input della cerchiatura verranno messi nelle schede in basso. La prima scheda, geometria e vincoli, definisce quello che è il vano utile, quindi l'apertura netta, lo spessore della parete e nel caso in cui il confronto venga effettuato con la muratura rimossa, il tipo di vincolo che la muratura rimossa si suppone che abbia, quindi rigido, flessibile oppure intermedio. Per effettuare il confronto tra la cerchiatura e la muratura rimossa deve essere attivato nella scheda di calcolo il confronto rigidezza cerchiatura muratura rimossa. Questo tipo di confronto, che potrebbe essere diciamo esplicativo dell'intervento, spesso è molto quantitativo, quindi solitamente non si effettua questo calcolo, ma si calcola il confronto delle rigidezze dell'intera parete con l'inserimento della cerchiatura. La tipologia può essere sia a telaio completo che con solo architrave, in questo caso ovviamente non ci sarà incremento di rigidezza. Infine, nella seconda scheda possiamo inserire la tipologia di muratura. Anche questo dato risulta ininfluente se non si attiva il confronto con la muratura rimossa e può essere determinante solo per il calcolo del peso specifico per il peso della muratura sovrastante. La cerchiatura che può essere inserita ha sia struttura LCA che struttura in acciaio, oppure anche mista, cioè è possibile inserire un traverso inferiore, per esempio in cemento, oppure un montante in cemento e un architrave in acciaio. Queste varie componenti possono essere mischiate tra loro.
La nuova scheda che è stata introdotta con la versione 2019 è quella della tabella dei profili d'acciaio. Questa scheda, che si può trovare anche appunto nelle finestre di testo, nel raggruppamento delle finestre di testo in alto, vede l'elenco di tutti i possibili profili in acciaio che è possibile inserire sia nell'architrave che nei montanti. Inoltre, la novità è che è possibile inserire dei profili personalizzati in cui andremo noi a inserire le varie caratteristiche meccaniche del profilo da utilizzarsi poi successivamente, sia nei montanti che negli architravi. Gli altri dati verranno spiegati più avanti negli altri video dove andremo più nel dettaglio nella definizione delle cerchiature. La scheda carichi permette di inserire i carichi che agiscono sull'architrave, sia per determinare le verifiche all'SLU che le verifiche di deformabilità. Per definire questi carichi, è stato introdotto come ausilio un foglio di calcolo di Excel che ci permette di calcolare in modo più semplice i carichi in kilonewton al metro che vanno ad agire sulle architravi. A destra è possibile poi inserire anche altri carichi, sia concentrati che distribuiti, in aggiunta alla diffusione dei carichi sovrastanti da architravi che, se c'è la possibilità di esplicarsi, cioè se l'interpiano è abbastanza alto, è possibile far calcolare automaticamente dal software. Nella scheda calcolo sono raccolti i parametri di calcolo, sia per quanto riguarda la verifica di deformabilità dell'architrave, quindi se c'è di essere un semincastro o un appoggio e quale sia il valore della freccia limite, sia per quanto riguarda l'influenza della deformabilità a taglio per l'acciaio, che è attivabile con questa spunta. L'altra opzione di calcolo è quella di considerare il telaio a portale oppure con un traverso inferiore deformabile. Si ricorda che nel caso si utilizzino dei traversi inferiori tipo PN o con un piatto, il telaio verrà sempre considerato a portale, quindi con un traverso inferiore indeformabile. Le altre due schede che seguono riguardano i giunti, una novità del 2018 che permette di calcolare la rigidezza e la resistenza del giunto per tenerne conto nella loro effettiva validità nel calcolo della cerchiatura. La classificazione è effettuata secondo l'Eurocodice 3, quindi secondo il metodo delle componenti, ed è automatizzato per quanto riguarda il giunto di sommità, sia nel caso saldato che nel caso bullonato, mentre per il giunto di base è possibile inserire i valori di rigidezza e resistenza che vengono calcolati o con altri programmi oppure con l'ausilio di un ulteriore foglio di calcolo per il giunto di base che permette in questo caso di calcolare la resistenza di un giunto di base posto con un cordolo gettato in CA. Un'altra cosa importante dei giunti è la possibilità di inserire un vincolamento del nodo di sommità con rotazione impedita, quindi fondamentalmente considerare il telaio shear type oppure no, e di verificare successivamente dati parete che questa rotazione sia effettivamente impedita. Infine, l'ultima scheda, la grafica, permette di visualizzare in modo diverso sia le quadrature che i disegni, mentre per quanto riguarda la parte a destra, permette di visualizzare sia il momento, tale sforzo normale, quindi le caratteristiche della sollecitazione, singolarmente o tutte insieme, sia la deformata, sia queste caratteristiche in tutti i passi dell'analisi. Visualizzando infatti a destra la curva di capacità, possiamo scorrere la curva di capacità e vedere contemporaneamente quello che succede nella cerchiatura. La terza scheda di testo è quella che riguarda le pareti. Quindi, passando alle pareti, verranno definite quelle che sono le geometrie delle pareti. La lunghezza di solito è quella tra due muri ortogonali considerati ben ammorzati e che offrono un ritegno ortogonale. L'altezza si considera quella da estradosso a estradosso
Ed è quindi possibile inserire varie geometrie anche per farle inclinate, inserendo la distanza dal colmo e l'altezza. I dati qua sotto che identificano il piano della parete e la quota di base sono legati ai parametri sismici che, come abbiamo detto, nel caso di intervento locale possono anche essere trascurati. Il vincolo di sommità dei maschi invece è molto importante, permette di definire un vincolo a doppio incastro oppure un vincolo flessibile, cioè una mensola, soprattutto nei casi magari di pareti che si trovano all'ultimo piano, dove l'ultimo solaio è anche deformabile, oppure valori intermedi di questa rigidezza che quindi può essere compresa fra 12 e 3. Nella seconda scheda si parla delle caratteristiche della muratura, dove troviamo un elenco di tutte le murature contemplate dalla nuova circolare 2019. Possiamo aprire questa scheda anche dalla finestra tabella materiali, ingrandirla e vedere tutte le caratteristiche sia delle murature indicate appunto in circolare, nella nuova circolare del 2019, sia alcune murature che sono state tolte dal 2019, ma sono state lasciate come utile riferimento relative alla circolare del 2008. Torniamo alla scheda della parete. Vediamo i carichi. Il carico che deve essere inserito in queste caselle è quello che riguarda il carico totale in sommità della parete, sia in analisi statica SLU che in analisi sismica. Anche qui è stato inserito un foglio di calcolo che permette di calcolare velocemente questi valori a partire appunto dalle caratteristiche del sistema. Vedremo nei prossimi video come funziona. Infine, la scheda aperture maschi permette di inserire i dati delle aperture, quindi la distanza e le dimensioni, il numero della cerchiatura di riferimento, soprattutto quando si guarda lo stato di progetto, la fascia, è possibile selezionare le caratteristiche della fascia uguali alla muratura di destra o uguali alla muratura di sinistra, e la possibilità di attivare le verifiche a presso fessione complanare e a taglio, e di considerare anche la resistenza a trazione offerta da un eventuale architrave. Nei dati maschi è possibile modificare i singoli valori dei singoli maschi e di attivare o disattivare alcune delle verifiche. Inoltre, è possibile inserire anche tutti i valori di caratteristiche dei materiali e di possibili interventi prescritte e indicate dalla normativa. Infine, qua è possibile anche utilizzare questi comandi per dividere successivamente i maschi in due maschi uguali o in due maschi aventi certe dimensioni. In questo caso viene creata una piccola apertura di 2 cm tra l'uno e l'altro. I dati nicchie e cavità permettono di inserire delle aperture, appunto delle nicchie, che però non interessano l'intero spessore della muratura, quindi si inserirà anche un valore di rientranza. Attraverso una rigidezza equivalente è possibile tener conto di questi indebolimenti delle murature. Il criterio di definizione delle zone rigide deve essere scelto dall'utente, solitamente si utilizza la diffusione a 30 gradi secondo la teoria di Dolce, ma è possibile anche utilizzare un incrocio tra i nodi maschi e fasce, oppure delle lunghezze nulle, o infine personalizzarle andando sempre nei dati maschi e modificando le lunghezze rigide per ogni singolo maschio. Con l'ultima opzione di questa scheda, assemblaggio rigidezza dei maschi contigui, è possibile unire le rigidezze di due maschi che vengono suddivisi, come abbiamo visto prima, magari perché hanno spessori diversi e vogliamo assemblare le loro rigidezze per non considerarle separate, che non sarebbe effettivamente così. Altre 4 schede identiche a quelle appena descritte definiscono lo stato di progetto, quindi la geometria, la muratura, i carichi e le aperture ai maschi per lo stato di progetto. Successivamente vediamo le ultime 2 schede fondamentali che sono quelle delle opzioni di calcolo. Torneremo nei video successivi ai singoli
significati di queste opzioni, si ricorda soprattutto di definire una rigidezza delle murature che può essere ridotta al 50% oppure no, e al 50% può essere ridotta subito allo stato iniziale per considerare subito una rigidezza ridotta oppure con una distribuzione trilineare che prevede una riduzione al 50% solo dopo la parzializzazione del mastro. E lo spostamento ultimo che può essere definito in funzione della luce deformabile o dell'altezza di interpiano. Nella successiva scheda di calcolo ci sono altre due opzioni di calcolo, ossia considerare o meno l'applicazione del fattore di confidenza e il criterio di individuazione dello stato limite ultimo nella curva di capacità. Infine, nell'ultima scheda è possibile modificare le quotature e la visualizzazione grafica della parete. A destra vediamo ancora la curva di capacità sia della parete allo stato attuale che dello stato di progetto, oppure possiamo visualizzare sempre i risultati ma in maniera testuale con le schede che indicano sia le verifiche statiche che le verifiche sismiche di riparazione locale. E vedere nelle schede successive, stato attuale, stato di progetto, le singole verifiche dei singoli elementi che compongono la parete. Per adesso è tutto, vi rimando ai successivi video di ACM.